E benvenuti in un nuovo corso del Leroy Merlin Lab, un nuovo modo di fare corsi online e alla portata di tutti. Io sono Beatrice, collaboratrice Leroy Merlin del reparto giardino. Ciao, io sono Isabella e insieme a Lucia ho fondato IF Creative Hub per far conoscere le piante attraverso un approccio pop. Oggi realizzeremo insieme un mini giardino sotto vetro. Si tratta di un elemento d'arredo con piante messe a dimora in un piccolo contenitore di vetro trasparente. Esistono due tipi di terrario, il terrario chiuso e il terrario aperto. Nel terrario aperto si possono utilizzare piante succulente e piante grasse che altrimenti non sopravviverebbero nei terrari chiusi. I terrari chiusi invece contengono delle piante che crescono nelle foreste tropicali all'ombra di fronde più grandi e quindi abituate a un'umidità più costante e più elevata. Oggi realizzeremo insieme un terrario di questo tipo, quindi chiuso. Per i terrari chiusi noi spesso ci lasciamo ispirare da luoghi che abbiamo visitato o da posti che ci piacerebbe vedere. Ad esempio in questo caso abbiamo realizzato dei terrari con piante provenienti dal Sud America, quindi tutte piante tropicali. Oggi per realizzare il nostro terrario chiuso utilizzeremo un contenitore in vetro con tappo di sughero. Possiamo utilizzare qualsiasi contenitore che troviamo in casa di riciclo, come ad esempio dei barattoli delle conserve, oppure vecchie bottiglie di liquori o anche delle grandi damigiane. Dopodiché ci servirà del terriccio, argilla, il PON, perlite, della corteccia e del sughero. Per realizzare il nostro terrario utilizzeremo delle piante tropicali a crescita lenta, come l'ederina variegata, l'asparagus, la fittonia. Inoltre ci serviranno anche dei pennelli, un imbuto, un tools, delle pinzette e una lucina LED. Il tools è composto da una bacchetta di legno, un cucchiaino che ci servirà per scavare e un tappo in sughero che ci aiuterà a tamponare le varie parti del terrario. Iniziamo con la realizzazione del nostro terrario. Oggi utilizzeremo un vaso come questo, quindi con vetro riciclato, alto circa 36 cm con un tappo in sughero. Il terrario è una piccola serra autosufficiente. Grazie alla luce le piante innescano la fotosintesi generando vapore acqueo. Questo vapore acqueo rimane all'interno del barattolo grazie al tappo in sughero. In questo modo le piante hanno tutto quello di cui hanno bisogno. Adesso con il PON andremo a creare una base estetica per il nostro terrario. Posizioneremo il PON lungo tutti i bordi del barattolo. Possiamo disporre il PON solo lungo i bordi, non è importante che tutta la base sia piena di PON, perché comunque è un materiale più costoso rispetto all'argilla espansa che invece andremo a mettere al centro. Sia il PON che l'argilla espansa sono materiali drenanti e questo farà sì che non si creeranno marciumi radicali all'interno del nostro terrario. Adesso, grazie al tools, potremo creare delle linee dritte all'interno del terrario. Puoi utilizzare il lato del tappo di sughero esatto per compattare bene il PON e creare delle linee dritte. Così quando andrai a mettere la perlite non ci saranno montagnelle. Bastano un paio di manciate di argilla espansa. E adesso che abbiamo messo l'argilla espansa possiamo passare alla perlite. La perlite è un materiale inerte che si utilizza solitamente per rendere più drenante il terriccio quando si rinvasano le piante. Noi in questo caso la useremo per creare un distacco fra il PON e il terriccio che andremo a mettere in superficie. Aiutati sempre con il tools per creare delle linee dritte. A
Abbiamo aggiunto un'altra manciatina di PON lungo i lati e un altro pochino di argilla espansa al centro e adesso possiamo passare al nostro terriccio. Il terriccio che andremo a utilizzare è un terriccio per tappeti erbosi, quindi all'interno c'è già una buona quantità di sabbia e questo lo rende un terriccio particolarmente drenante. Inoltre abbiamo aggiunto a questo terriccio dell'humus di lombrico, che è un fertilizzante a lento rilascio. È un fertilizzante completamente naturale, quindi potete usarlo per qualunque tipo di pianta. Andiamo a disporre il terriccio lungo tutta la base, quindi andiamo a coprire tutto il PON e tutta l'argilla che vedevamo e poi decidiamo un lato del terrario sul quale far cominciare una piccola salita. Una volta terminata la nostra salita in terra, andremo a inserire il sughero. La cosa bella del sughero è che all'interno dei terrari non marcisce, a differenza del legno. Inoltre ricorda delle pareti rocciose, quindi sarà molto utile per creare delle scenografie sullo sfondo. Per inserirlo basta metterlo all'interno, incastrandolo un pochino nella terra. Possiamo aiutarci anche col nostro tools, tamponando la terra davanti al sughero per renderlo più stabile. Ci siamo portate avanti e abbiamo realizzato già la nostra base del terrario con tutti i pezzi di sughero in posizione. Potete usare pezzi più grandi per la parte, diciamo, sullo sfondo e pezzi più piccoli che ricordino delle rocce. Adesso è arrivato il momento di aggiungere degli altri elementi decorativi. Noi abbiamo scelto questi sassi piatti per simulare una sorta di scalinata. Quindi sceglieremo dei sassi più grandicelli da porre sulla base del nostro terrario e andremo a salire piano piano con dei sassolini più piccolini proprio per creare una gradinata in pietra. Possiamo anche creare degli elementi decorativi, come ad esempio questo muretto di pietra, che è stato fatto incollando dei sassolini fra di loro con una semplice colla, come la colla caldo. Ricordatevi che se raccogliete dei sassi o delle conchiglie al mare o in altri luoghi, nei fiumi e nei boschi, ricordatevi prima di tutto di bollirli, così da eliminare eventuali batteri che potrebbero formarsi all'interno dei pori dei sassi. Una volta che abbiamo finito la nostra scala, con il pennello possiamo aiutarci per pulire un po' i bordi in maniera tale da tenere il nostro terrario ordinato. Non preoccupatevi se finisce un po' di terra sugli scalini, tanto alla fine andremo a pulire tutto con l'acqua. Una volta terminata la nostra scalinata, possiamo passare all'inserimento delle piante. La prima pianta che inseriremo è la fittonia. La fittonia è una pianta peruviana che riesce a creare dei veri e propri tappeti rosa. Esiste in diverse colorazioni, ma noi utilizzeremo quella rossa perché darà un tocco di luce al nostro terrario. È molto semplice da dividere. Basta tirarla fuori dal vasetto di plastica e rimuovere tutta la terra in eccesso vicino alle radici. Una volta che le radici sono pulite, possiamo andare a fare un forellino con il nostro tools. Posizioniamo la pianta all'interno e sempre con il tools, questa volta dal lato del sughero, andiamo a tamponare. La fittonia è una piantina molto semplice da propagare, basterà inserirla in un punto umido del nostro terrario e proprio grazie all'umidità si radicherà molto facilmente. Facciamo un buco per inserire la fittonia di circa 2 cm. Se vi sembra che la fittonia non sia stabile, create delle montagnette di terra a fianco in maniera tale che le diano un po' di supporto. Okay. Perfetto. La seconda pianta che andremo a inserire è un'ederina variegata.
L'edera variegata è molto importante all'interno del terrario perché grazie al bianco delle sue foglie riusciremo a creare un po' di movimento. Quindi avremo il bianco dell'edera variegata, il rosso della fittonia e il marrone chiaro del sughero, e sono tutti elementi fondamentali per far sì che il terrario non sia cupo. Successivamente, quando poi andremo a decorarlo, anche lì utilizzeremo dei materiali più possibilmente diversi tra di loro, chiari, così da dare lucentezza appunto a tutto il terrario. Come abbiamo fatto per la fittonia, creiamo un piccolo foro. Le radici dell'edera sono più lunghe rispetto a quelle della fittonia, quindi forse ci sarà bisogno di un buchino un po' più profondo. E a me piace mettere l'edera vicino al sughero, in maniera tale che col tempo vada ad arrampicarsi e che le sue radici aeree si attacchino proprio alla corteccia del sughero. La terza pianta che andremo a inserire è l'asparagus. Questa pianta ci serve per dare un po' di verticalità al nostro terrario. Ricordiamoci che quando realizziamo un terrario chiuso è importantissima la scelta delle piante. Infatti al suo interno si crea un'umidità costante che sarebbe veramente fatale per alcuni tipi di piante, come ad esempio le piante grasse, i cactus o le crassule. Quindi a causa di questa umidità questa tipologia di piante marcirebbe nel giro di pochissimo tempo. Adesso che andiamo a inserire il nostro asparagus, se è troppo alto non vi spaventate, possiamo anche tagliare la parte più alta della nostra pianta. Come abbiamo fatto per le altre piante, andremo a tamponare le radici per far sì che la pianta sia stabile. Ok. Come ultimo elemento decorativo inseriamo il muschio. Grazie. Visto che non ha radici, è semplice da dividere. Noi lo tagliamo in zollette utilizzando semplicemente le mani. Basterà rimuovere la parte beige del muschio, che appunto possono sembrare delle radici ma non lo sono, e questa cosa farà sì che sia più semplice posizionarlo all'interno. Volendo potete anche aiutarvi con delle pinzette, se non le avete potete fare con le mani. Quindi prendiamo il muschio, anche qui possiamo andare a creare l'alloggio per il muschio e lo appoggiamo. Ricordatevi di non raccoglierlo in natura. Oltre a essere proibito, quello che troviamo in montagna non resisterebbe al clima tropicale e umido del nostro terrario. È importante posizionare il muschio solo una volta che tutte le piante sono state già posizionate all'interno, altrimenti si sporcherebbe ed è molto difficile poi da pulire. Come vedete è un lavoro molto minuzioso, prendetevi il vostro tempo perché è una delle parti esteticamente più importanti. Noi andremo a ricoprire di muschio, diciamo, il 40-50% del nostro terrario. È importante lasciare una buona parte di terra libera, altrimenti la terra non respirerebbe, perché il muschio comunque trattiene moltissimo l'umidità. Noi oggi andremo a fare un lavoro molto minuzioso, quindi quasi prendendo le ciocchettine singole, andremo ad inserirle qui lateralmente vicino alla scala dove ci eravamo lasciate un pochino di spazio. Dato che questa operazione del muschio è decisamente lunga, ce ne siamo preparate uno
già pronto. Abbiamo inserito il muschio esattamente come vi abbiamo fatto vedere prima, quindi nelle parti più strette ci siamo aiutate con una pinzetta, mentre qui tra le rocce l'abbiamo posizionato a mano. E adesso diciamo che abbiamo quasi terminato il nostro terrario, passiamo alla fase della decorazione, quindi andremo ad aggiungere alcuni elementi che renderanno il nostro terrario sempre più simile a uno scenario naturale. Possiamo aggiungere quindi dei sassolini di diversa forma e dimensione. Noi abbiamo scelto dei sassolini molto chiari sul bianco e beige, però dobbiamo resistere alla tentazione di riempirlo tutto subito. Quindi vado a inserire giusto un paio di sassolini e li posiziono qui sopra il nostro terriccio. Possiamo utilizzare anche qua dei sassi che troviamo in natura. L'importante è appunto è sempre bollirli prima per eliminare tutti i batteri. Oltre ai sassi abbiamo anche il pon che abbiamo utilizzato prima, che ci può aiutare per creare un effetto di ghiaia. Quindi prendiamo un po' di pon e lo posizioniamo in tutte le parti che sono rimaste vuote, perché a differenza del muschio non creerà un tappo ma lascerà respirare la terra, però non avremo il colore marrone della terra a vista. Inoltre possiamo utilizzare anche della corteccia, in questo caso abbiamo corteccia di pino e ricorda molto i materiali che si trovano diciamo nei sottoboschi, quindi anche qui semplicemente adagiandola renderà il nostro terrario sempre più simile a un ambiente naturale. Non vi preoccupate comunque se vedete degli spazi vuoti, perché comunque le piantine con il tempo cresceranno e andranno a riempire tutti i buchi che saranno presenti all'interno del terrario. Un ultimo consiglio che sento di darvi è questo: se avete bisogno di aggiungere dei piccoli dettagli, soprattutto una volta che il terrario è terminato, aiutatevi con un imbuto, potete farlo con un cartoncino o con della carta spessa. In questo modo non andrete a sporcare il muschio, perché una volta sporcato il muschio poi è molto difficile da pulire. Adesso passiamo all'ultima parte del nostro terrario, quella diciamo un po' più decorativa. Andremo ad aggiungere una luce a LED al nostro tappo. E vi basterà un po' di colla a caldo e una luce LED a batterie. La luce LED renderà il vostro terrario anche un elemento d'arredo, inoltre aiuterà le vostre piante nel caso in cui in casa vostra non ci sia troppa luce. Adesso possiamo spruzzare all'interno del nostro terrario l'equivalente di 2 tazzine di caffè. Questo è anche il momento giusto per pulire tutte le parti che si sono sporcate, come ad esempio la scalinata o i sassi. È meglio utilizzare acqua non calcarea e preferibilmente a temperatura ambiente. Assolutamente, l'acqua non calcarea è fondamentale perché altrimenti i pori del muschio si tapperebbero e col tempo potrebbe cominciare a ingiallire. Un'altra cosa che si può fare per capire se il nostro terrario ha sete è osservare la fittonia. Infatti la fittonia è una pianta che diciamo che parla, perché quando ha sete le foglie si buttano completamente giù e quindi vorrà dire che quello è il momento di dare acqua al terrario. Non preoccupatevi perché tempo 24 ore e la fittonia tornerà come nuova. Ricordatevi di tenere monitorata l'umidità. Se si dovesse formare troppa condensa all'interno del nostro terrario, basterà semplicemente togliere il tappo e lasciarlo stabilizzare per qualche oretta. Un'altra domanda molto importante che ci poniamo riguarda la luce. Dobbiamo evitare assolutamente i raggi diretti del sole. Esatto, però occhio sempre alla fotosintesi, perché le piante all'interno del terrario hanno bisogno di luce, quindi potete posizionarlo in un punto mediamente luminoso della casa, ma non vicino alle finestre dove rischierebbero di avere troppa luce diretta. Dopodiché possiamo ruotare il terrario di un quarto una volta al mese, sempre nella stessa direzione. Questa cosa farà sì che il terrario crescerà in maniera più armonica e le piante non si piegheranno alla ricerca della luce. Per quanto riguarda la cura ordinaria, il nostro terrario ci darà pochi problemi e comunque molto semplici da affrontare e risolvere.
All'interno del vostro terrario forse potrebbe crearsi un pochino di muffa, però non preoccupatevi, è assolutamente normale. Nel caso in cui la muffa dovesse essere troppa, rimuovetela meccanicamente e togliete il tappo e lasciate il terrario senza tappo per circa 2 giorni. Un'altra azione che potete fare è quella di passare le pareti interne del barattolo con un panno carta imbevute con l'alcol rosa. Questo aiuterà a togliere tutte le eventuali spore di muffa che si sono create all'interno del vetro. Esatto, e un'altra cosa che potrebbe succedere è la comparsa di piccoli moscerini. Anche in questo caso togliete il tappo e vedrete che la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno li eliminerà quasi istantaneamente. Ma se avete utilizzato un terriccio di buona qualità non dovreste avere problemi di questo tipo. Poi è raro che una pianta marcisca al suo interno, ma può succedere se il terreno è troppo umido. Anche in questo caso è un problema molto semplice da risolvere. Basterà sostituire la pianta marcita con una nuova. Un'altra cosa che potrebbe succedere all'interno del terrario è che troviate alcune foglie. Nel caso dovessero cadere delle foglie, non preoccupatevi, se non sono troppe lasciatele direttamente lì perché vedrete che col tempo andranno in decomposizione e torneranno a nutrire la terra. Troppa acqua, poca umidità o poca luce può far ingiallire le foglie. Anche in questo caso, se avete dato troppa acqua al vostro terrario, non disperate, togliete il tappo e cambiatelo di posizione, magari posizionandolo in un punto un po' più luminoso della casa. Il nostro terrario non ha bisogno di essere concimato subito, questo perché abbiamo usato del terriccio di qualità e in più abbiamo aggiunto anche l'humus di lombrico e il PON. Quindi per il primo annetto non ha bisogno di essere concimato. Esatto, se tra un anno e mezzo circa le piante all'interno dovessero sembrarvi un po' sofferenti, potete aggiungere un pochino di concime liquido per piante verdi. Quindi, come vedete, il terrario è bello da realizzare, ha bisogno di pochissima manutenzione e soprattutto dà grandissime soddisfazioni. Bene, il nostro corso sul terrario termina qui. L'appuntamento è per il prossimo corso, sempre nel nostro Leroy Merlin Lab, uno spazio online dove imparare, fare e migliorare. Migliorare la tecnica, la casa e il modo in cui la viviamo. Ciao, grazie e alla prossima!